A questo punto? La foto, Edo, ce l'hai la foto? No, tieni il coppino, coppino. Allora Vibo, com'è andata? Sara, com'è andata? Bene. Siamo stracciati. Stracciati? Li hanno anche stracciati. Sì. Allora Chiara, il tuo esordio dopo 5 anni che non toccavi una palla, come abbiamo detto. La classe rimane. Facciamo il giro di capo gritando perché abbiamo perso. Quando faremo un 1 contro 6? Facciamo il giro di campo, dai. Trenino. Dai, facciamo un giro. Ritorna! Dai, la coppa di Vibo. Sì, l'ho ripreso, l'ho ripresa. Dietro Stefano, io prima. Ma guarda che massa di deficienti che mi tocca avere in parrocchia. Ma sono tutti più di 20 anni, ma penso. Vale, com'è andata la partita? È andata bene. È andata bene. Hai giocato benissimo, Giampa. Sì? E io? Giampa, tu sei quello che ha giocato meglio di tutti. Ah, davvero? Guarda, sì, hai giocato benissimo. Perché non ho fatto niente, insomma. Bene, bene, non fatto sì. Dai, fatto ce lo vuoi il bigliettino? Cioè. Per 15.000 lire quella lì di carta stagnola? Mi coperto. No, no, bella. Hanno vinto grazie a me. Grazie ai tuoi incitamenti a Sergio. Che lo ogni tanto toccava gli avversari. Quando gli è arrivata la spallonata. Chi è che dice che non riceve mai le spallonate? Sì, ma voi dovete sentire. Posso continuare a allenare i commenti, quelli ad alta voce, sono i più belli. I commenti a bassa voce che sono venuti. Senso della posizione. Lui sapeva dove avrebbe attaccato. E ci ho messo la testa. E ha detto, adesso sono pronto. Deo. Solo che per gli distacchi netti non è l'ideale. Anche per gli occhiali. È vero che lui ci ha avuto ancora. Ma quanti gioco con gli occhiali? No, lui adesso si presenta in palestra col casco. Così, alla coppa, così. Che bello. Infatti ci vado con gli occhiali perché è quella coppa. La papolina. La pullman che ci porta da Siago dopo anni e anni che non facevamo gite e robe varie. Tu papà cosa ne pensi? Molto bello, molto bello. Cosa? Ha scordato la Fede! Ai. Sì, ho scordato la Fede. L'ho lasciata volutamente anche ne abbiamo un'altra! Ciao Fede! È venuto solo dai, Re! Andare, ciao. Il labbro inferiore, per favore! Ve lo faccio rivedere! Ok, Milly. Ma cosa fai qua, scusa? Non dovresti lavorare a quest'ora? E domenica? Scusa! Ho sbagliato Puma! Ciao Sirenetta! È poco bella la Alice con i capelli rossi. Mi piace da matti. È vero che sta bene. Ah, dai, stai spippolando? Sì. Allora, niente, ha fatto tutta la guardia, le guardie mediche così. Adesso parla piano. Però ha lavorato d'argenta. Sta parlando della fatale, Chiara. Fatale. Adesso farò vedere il filmato alla Chiara. Ancora? No, lascia stare. Sei ganso. Mi fai vedere il polsino. Fammi vedere il polsino. Ditele di togliersi quegli occhiali osceni. No, non sono osceni, è una bella ganza. Tutti abbiamo questi occhiali. Non sono osceni, sono bellissimi questi occhiali. Vedi, ce li ha anche lui. Secondo me, qua ce li abbiamo praticamente tutti. Sono molto da fare gli occhiali osceni. Indosserai anche tu la prossima volta. Te le vedi? Indossate anche voi questi occhiali. Sono molto alla moda. Ok, come una gita che si rispetti, ecco a voi la palla al canto. Come mi sta si impegna ciò? Piccola pausa piscatoria.
Nestlé. Sì, il Nestlé è una pubblicità occulta, dai. È boicottata la Nestlé. Allora, l'acqua è acqua levissima. La levissima. Cosa stai inquadrando, Vivo? Inquadrando. Vivo, cosa stai inquadrando? Il Nestlé. Ho visto che stai informando del nostro stato attuale. Siamo usciti da un pochino dall'autostrada, c'è anche lo sciopero del Casellano e siamo quasi arrivati ad Asiago. Soprattutto non c'è nessuno che sta male. Soprattutto non c'è nessuno che sta male, aggiungerei per ora. Ma sempre fuori dai, abbiamo doglie battenti, rassegnati i nostri guai. Faccia di pappa. Non è tempo per noi, forse non lo sarà mai. Meno tu che li abbracci, ma in corso un comizio. No. Ok, filmo il paesaggio. Ok, guarda, una cosa continua. C'è anche la neve! C'è la neve! C'è la neve! Ok ragazzi, questa sera c'è la neve. C'è. Scusate, io vado a toccare. Arrivo, vale. Comunque tutti i vecchietti mi hanno detto che non vabbè ciao ragazzi, infatti perfetto, quindi io non mi ricordo più perché Amonia, perché mio padre non piaceva aire un po' di picchino in decoupage. Sergio, lì c'è il posto. Iniziato a dargli lo sciroppo per andare a letto, perché non andava mai a letto il potente, capito? Anche sua mamma gli ha rivelato che anche lui glielo dava, lui ci è rimasto malissimo. L'asilo. Cucinata, mi ha chiesto stamattina, ma non stiamo andando all'asilo, vero? Pattarella. Com'è, com'è il nome? Pattarella. Ciao Milly. Dai, sto mangiando. Dai, tempo di musica. Come sta col cappello di Pappa? Pappa, come sta col tuo cappello? Molto bene. Eh? Peccato che si è girato dall'altra parte. No, no, ma anche così, eh? No, quella parte. No, così? Parte. Così? Ok, ok. Ok, va bene ragazzi. Vedi? C'è uno... Oh. No. Si mangia un ciuffone. Ah, no. Magari. Se vi fosse... Se... Allora, no, allora sta bene, bene. No, io butto le idee lì, guarda, mi metto un fito pappa, sarà forte. Anche l'aria è freddina fuori, appena uno esce, viene lo stimolo. Però gli altri sono belli. Ah, c'è un po'. Comprare il sarei asino. Comunque in effetti, Vibo, fammi vedere i tuoi guanti. Ciao, vale, come stai? Io sto benissimo, tu? Sono i tuoi due fratellini. Ciao, cip e ciao. Oh, cioè, questo qua si paga anche per guardare. Ah, beh, per forza.
apposta per lo spettacolo che stiamo per dare. E Sergio! Non vorrei perdere l'equilibrio. Come va? Va benissimo, va benissimo. Dai, non ti preoccupare, che ti tengo io. Dio. No, no, va bene, va bene. Curva. Piega le ginocchia. Ok. Così. No, quella no. No, così, no, così. Troppo indietro il sedere. Ok. Oh, ragazzi, cioè, non per niente questo è vivo. Adesso lo... Cioè io credevo di avere il piede di fatto, ho preso un 40, adesso sono ho preso un 41 e mi è più stretto del 40. Hai visto il dottor Axel che fa qui? Ah, no, io ho visto il volo d'angelo. Ciao Sergio! Va bene, basta, adesso vado a pattinare anch'io, non è giusto. Ragazzi, siete fantastici! Magnifici. Sergio, come stai? Scusate la ripresa, ma non è che io riesca ad andare avanti a volo d'angelo. Dai, dai, ce la potete fare. Wow! Stiamo andando molto forte. Sì, Vivo, ti vedo affaticato. Yeah! Come siete fighi? Siete fantastici. Adesso cade, io ce lo vedo che cade, io ce lo vedo. Va bene, dai, lasciamo stare, li lasciamo. Solo che si vede che abbiamo una pacca sull'osso sacro che ha avuto qualcosa, una reazione a livello di nervi, capito? Vivo mi ha rovinato lo scherzo, io lo volevo beccare in castagna a fare i suoi disegnini in bagno. È già andato in bagno 6 o 7 volte durante la gita. Sì. I più giovani. Ok, dai, facciamo uno scherzo. Vabbè, dai, ragazzi, ben arrivati. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, ciao Angela, alla ciao prossima. Bellissima, ciao.